No Smog Mobility, una rassegna dedicata all'ecosostenibilità, un tema di importanza fondamentale. Sicuramente sì, io spero che sia una rassegna legata anche alle proposte concrete in tema di mobilità urbana ecosostenibile, e quindi la tecnologia ormai ha predisposto tutta una serie di possibili interventi, macchine elettriche, sia pubbliche che private, mezzi di locomozione nuovi. Dobbiamo solamente convincere molte amministrazioni comunali e credo anche governo e Parlamento devono fare la loro parte attraverso una serie di incentivazioni ad utilizzare questi mezzi, ma forse dovremmo anche convincere l'industria a produrli in maniera più massiccia. E questo è un punto nodale, perché sappiamo benissimo che quando si muovono gli interessi industriali, poi a catena si muovono anche gli interessi dei consumatori. Qual è la situazione di questo scenario dell'ecosostenibilità in Italia rispetto agli altri paesi europei? Beh, direi che ancora siamo a piccoli e anche se significativi episodi. Manca una vera programmazione complessiva, e però nella interlocuzione tra l'Unione Europea e le grandi città già ci sono delle progettualità interessanti, come quella che sta facendo per esempio il Comune di Roma. Noi in Commissione Ambiente al Senato abbiamo avuto proprio ieri in audizione il responsabile del progetto dell'energia sostenibile al Comune di Roma, dove la mobilità urbana in termini di mobilità elettrica o mobilità a metano ha una larga parte, una larga presenza. Una rassegna articolata a 3 giorni con il coinvolgimento di produttori, amministratori e anche gli studenti. Quali sono gli appuntamenti? Lo Smog Mobility non è una novità assoluta in generale, perché di manifestazioni dedicate alla mobilità ecosostenibile ce ne sono dappertutto. La scorsa settimana è stata la settimana europea della mobilità sostenibile. Ciò che ci differenzia, al di là del fatto di organizzarla in Sicilia dove ancora mancava un appuntamento di questo tipo, è la scelta di coinvolgere con un approccio diretto la pubblica amministrazione, quindi domani mattina nel corso di un innovativo business to business i rappresentanti della pubblica amministrazione, manifestazione che abbiamo organizzato in collaborazione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, delegazione siciliana. Domani gli amministratori delle città, degli enti locali potranno incontrare le aziende che producono mobilità, che producono veicoli, per studiare insieme a loro quali sinergie attuare per rinnovare il parco circolante, le flotte di un'amministrazione, sia che serva per rappresentanza che per trasporto di persone o merci. Parallelamente all'incontro che abbiamo voluto favorire tra la pubblica amministrazione e le industrie, stiamo permettendo agli studenti delle facoltà di ingegneria delle 4 università siciliane di incontrare le aziende, le industrie. I ragazzi, gli studenti, i laureandi, i prossimi ingegneri potranno apprendere direttamente dai tecnici, dai rappresentanti delle aziende, qual è lo stato dell'arte in questo momento sui sistemi, sugli sviluppi, sulla ricerca della mobilità sostenibile. E questo crediamo che sia un fatto estremamente importante, perché purtroppo la Sicilia è distante da qualunque polo industriale. E questo è un primo approccio, pensiamo già al futuro, quando speriamo possono essere le università siciliane, che nei cassetti hanno tanti progetti, a presentarli alle aziende. Grazie.